Avis al centro del territorio, al centro della quotidianità delle persone, perché non dobbiamo mai dimenticare che il nostro scopo principale è quello di raccogliere sangue e plasma per far vivere le persone al meglio possibile. Questa è stata un'occasione importante dal nostro punto di vista, mettere insieme due organizzazioni come l'Aeronautica e l'Avis che hanno un sentimento comune, che è quello della solidarietà. Spesso si dimentica che questo sentimento accomuna sia l'Avis perché raccoglie il sangue e il plasma e salva delle vite, ma anche l'Aeronautica perché in tempo di pace l'aeronautica è un soggetto importantissimo per salvare delle vite, per trasportare pazienti che hanno bisogno di un trapianto, per trasportare organi, per intervenire nei momenti delle emergenze. Non dimentichiamo l'ultima emergenza in Romagna. Quindi questo sentimento direi che ci accomuna nella quotidianità ed è per questo che abbiamo cercato questo tipo di iniziativa, per portarci in mezzo alla gente e far conoscere queste due realtà importantissime per il territorio. Il 2023 ci dà l'occasione unica di aumentare la diffusione di chi è il personale dell'aeronautica e di cosa fa al servizio della collettività tutti i giorni, 24 ore al giorno. Quindi per noi è un'occasione d'oro per farci conoscere e questo tipo di eventi è un'occasione speciale perché ci consente di entrare noi all'interno del tessuto sociale, quindi anziché far venire la gente in base, cosa che comunque è sempre gradita, per una volta saremo noi ad entrare nelle case, se mi passate il termine, dei ferraresi e quindi sarà un'occasione d'oro per farci conoscere al meglio e per far apprezzare a tutta la cittadinanza quali sono i valori che animano l'operato della gente in azzurro da 100 anni. Siamo tutti molto felici perché l'Ente Palio insieme al Comune di Ferrara, all'Avis e all'Aeronautica ha creato questa bellissima partnership, quindi è un viaggio che attraverso l'Avis consentirà all'Aeronautica di conoscere il mondo del Palio e delle contrade e perché no anche le stesse contrade avranno la possibilità di conoscere tutto quello che sta dietro appunto al mondo aeronautica. Noi abbiamo iniziato all'inizio proprio dell'anno questa partnership direttamente con l'Aeronautica creando appunto vari step e questo è appunto attraverso l'Avis, è uno degli step più importanti. 9 appuntamenti che permettono di poter approfondire nei confronti della cittadinanza quello che è il valore del benessere fisico di ciascun individuo e soprattutto di quello che è il valore della donazione del sangue e del plasma. Sappiamo quanto Avis promuove costantemente questo messaggio e questi 9 appuntamenti sono davvero un'occasione. Un ringraziamento va chiaramente alle contrade che hanno dato l'immediata disponibilità e soprattutto quello che è anche il valore aggiunto di questi appuntamenti che appunto il coinvolgimento dell'aeronautica militare in un anno strategico per loro dove festeggiano appunto i 100 anni della fondazione dell'aeronautica stessa. Quindi come amministrazione comunale abbiamo ritenuto di sostenere il progetto attraverso il patrocinio e naturalmente va ringraziato anche quello che è la presenza attraverso il patrocinio dell'azienda sanitaria, dell'azienda ospedaliera universitaria che è al nostro fianco in questo percorso.